Buongiorno, benvenuti in questo video. Vi parlo dalla mia postazione di studentessa disperata perché sono in piena sessione. Molti voi lo sapranno perché comunque su Instagram sono in contatto con molti che guardano i miei video e sapranno che sono in sessione, che sto preparando un esame di storytelling e sto preparando un progetto di storytelling che comprende una presentazione molto lunga, molto ampia, con dei lavori molto concreti. E nel lavorare a questo progetto mi sono ritrovata a studiare il pensiero laterale teorizzato da De Bono. Quindi ho parlato un po' su Instagram di queste pratiche di pensiero laterale che avrei citato all'interno del mio progetto e ho notato che molti erano incuriositi, erano interessati da questo ambito di studi. Quindi ho deciso di fare un video per parlarvi appunto del pensiero laterale. Partiamo col dire che il pensiero laterale è un ambito mentale. Semplicemente è un ambito che noi non siamo abituati ad indagare, ad esplorare. Tendiamo a ragionare in maniera verticale, a essere molto cristallizzati su questi schemi di verticalità mentale. Dunque tendiamo a cristallizzarci davanti a un problema, a fossilizzarci su quelli che sono i dati che ci appaiono certi, che ci appaiono rassicuranti. De Bono dunque teorizza quest'idea del pensiero laterale come una sorta di fuga da questa logica così schematica per darci la possibilità di avere nuovi stimoli, di riuscire a guardare il nostro problema da punti di vista differenti. Il problema chiaramente resterà lo stesso. Il pensiero laterale non si basa su una ricerca di una soluzione, ma si basa su una decostruzione, di una scomposizione di quella che è, di quello che è il nostro problema, di quello che è la verticalità di questo nostro pensiero che è rimasto così impresso nella mente che ci appare insormontabile. Attraverso il pensiero laterale noi impareremo a decomporlo, ricomporlo con forme nuove, perché il pensiero è sempre lo stesso, ma se noi lo andiamo a segmentare e a ricostruire ci renderemo conto che potremo guardarlo da tante altre prospettive e trovare dunque tante soluzioni differenti. Dunque De Bono introduce inizialmente il metodo del frazionamento. Come dicevo prima, abbiamo un pensiero che possiamo immaginarci come una linea verticale e noi andiamo a frazionarla, quindi per avere una visione più analitica del problema. Ma la mera segmentazione non ci darà la possibilità di avere un punto di vista differente, quindi quello che noi dovremmo fare è ricomporlo o addirittura invertirne la rotta. Introduciamo così il metodo dell'inversione. Se per noi una direzione da A a B ci appare certa, una direzione che conosciamo, vorrà dire che ci sarà tanto certa la direzione da B ad A. Semplicemente noi non siamo abituati a guardarla. Un esempio è quello della vasca da bagno. Così come una vasca da bagno può essere riempita, può anche essere svuotata. Così come per fare un salto prendiamo la rincorsa, cambiando rotta prenderemo, tra virgolette, energia per affrontare il nostro problema. Se noi ritorniamo a questa nostra linea retta verticale che guardavamo prima, adesso l'abbiamo segmentata, ricomposta e l'abbiamo anche ribaltata, quindi questa linea può essere intesa come dal basso verso l'alto, dall'alto verso il basso, da sinistra a destra, da destra a sinistra. Stiamo iniziando a girare, a capovolgere, a rendere creativo il nostro pensiero, ad andare a scongelare un po' questa linea così netta, così chiara che avevamo prima e che ci appariva insormontabile e chiaramente immodificabile. I vari tipi di inversione non sono altro che esercizi mentali, proprio per abituarci a uscire da un ambito mentale estremamente convenzionale. In questi esercizi di inversione ritroviamo i ragionamenti per assurdo, che non sono altro che delle pratiche mentali proprio per abituarci ad un pensiero differente, per abituarci a uscire dal nostro pensiero standard. I ragionamenti per assurdo sono stati introdotti da Zenone, quindi abbiamo un'intera filosofia che ci può spiegare come allenare la mente a questi paradossi, a questi ragionamenti che apparentemente ci sembrano nonsense, ma è proprio il nonsense che ci fornirà lo stimolo giusto per rielaborare il nostro problema. Un esempio che ci propone De Bono è quello del poliziotto. Abbiamo un poliziotto che regola il traffico. Iniziamo a pensare che in realtà sia il traffico a dare delle regole al poliziotto, anche perché se non esistesse il traffico non esisterebbe nemmeno il lavoro del poliziotto. Quindi stiamo già vedendo il problema del traffico sotto un altro punto di vista. E a questo punto De Bono ci dice: se invece fosse il poliziotto ad ingorgare il traffico?
Quindi iniziamo a entrare in un ragionamento totalmente assurdo che ci fa vedere il problema del traffico, in questo caso, da tanti punti di vista differenti. Quindi potremmo capire che se è il traffico a dare delle regole al poliziotto, un aumento del traffico potrà richiedere più poliziotti. E quindi siamo arrivati a una soluzione che non abbiamo preso in considerazione. Se invece il problema fosse proprio che il poliziotto stesso vada ad ingorgare il traffico, la soluzione potrebbe essere eliminare il poliziotto e lasciare che il traffico si regoli da sé. Sono esercizi mentali che ci possono apparire appunto strani, assurdi, ma sono dei metodi molto importanti come allenamento mentale. Prima vi ho citato Zenone con i suoi famosi paradossi, ma un altro esempio di un ragionamento laterale è quello della favola di Esopo, dove troviamo un uccello che deve bere da una brocca e non riesce a prendere l'acqua dalla brocca. Dunque non si cristallizza nel pensiero del non raggiungere l'acqua, del cercare di svuotare la brocca e di non riuscire a svuotare la brocca, ma pensa che riempiendo la brocca con dei sassi riuscirà a svuotarla. E quindi con un ragionamento differente non si è cristallizzato sul devo svuotarla, ma ha iniziato a pensare provo a riempirla per poi riuscire ad abbeverarmi. Gli esempi sono tantissimi, ma andiamo qui ad una pratica derivante dal pensiero laterale, una pratica molto diffusa che ormai tutti conoscerete, che è la pratica del brainstorming. Il brainstorming è una pratica sociale, collettiva, è una pratica che viene fatta in gruppo, proprio perché una grande risorsa del brainstorming sono i ragionamenti per assurdo collettivi. Quindi in una riunione di brainstorming quello che è fondamentale fare è sospendere il giudizio. La sospensione del giudizio è una pratica difficilissima perché noi siamo costantemente sottoposti a una pressione sociale, quindi il giudizio degli altri e al nostro giudizio interiore, perché abbiamo un giudice interiore terribile che ci dice in continuazione non dire questa frase, è troppo scontata, non ha senso, probabilmente è già stata detta. Ecco, durante il brainstorming tutto questo non esiste. Quindi De Bono ci parla di un brainstorming che deve essere organizzato, in cui viene introdotta una figura la figura del moderatore, quindi l'idea di qualcuno che sia proprio lì per sospendere i giudizi altrui. Dunque un patto che viene stabilito durante il brainstorming è proprio quello di non giudicare l'altro e di non autogiudicarsi, dunque di far uscire i pensieri così come arrivano. E durante una riunione di brainstorming quello che succede è che arrivano delle idee che normalmente non avremmo mai detto, che possono sembrare stranissime, ma che riprese dalla mente di un altro, che in questo momento aveva sospeso il giudizio come noi e che elabora da un punto di vista non critico ma alternativo, creativo, la nostra idea, possono nascere idee geniali, idee che non avevamo mai preso in considerazione, anche vecchie idee che in una riunione in quest'ambito creativo iniziano ad essere svecchiate dai ragionamenti per assurdo di altre persone e a diventare innovative, a diventare delle idee grandi. Tra le tante pratiche di brainstorming c'è quella della scrittura, che è una sorta di flusso di coscienza, la scrittura del brainstorming, quindi scrivere sulla carta tutto ciò che ci viene in mente, mettere delle parole senza pensare a collegarle, a cercare una forzatura, a cercare di collegarle necessariamente. Scrive delle parole che poi verranno riprese dalla collettività. Chiaramente De Bono ci parla di un brainstorming sociale, proprio come una pratica collettiva, ma il brainstorming possiamo farlo anche da soli. Non ci sarà certo la parte di arricchimento, di accrescimento del pensiero altrui, ma ci sarà il nostro, perché anche soltanto allenarci a sospendere il nostro giudice interiore sarà importante per noi. Dunque scriviamo su un foglio quello che ci viene in mente e poi rileggiamolo e cerchiamo di ordinare i pensieri, ma sempre senza giudicarci, e ci renderemo conto che delle idee che avevamo nascoste nel nostro inconscio, che non avevamo il coraggio di formulare, di portare fuori, ci daranno la chiave della soluzione. L'ultima pratica teorizzata da De Bono di cui vi volevo parlare è quella dei 6 cappelli colorati. Allora, questo esercizio per la mente si basa sul principio che ognuno di noi nella vita tende ad indossare un cappello. Vi spiego meglio, i cappelli teorizzati da De Bono sono i cappelli colorati.
Dunque il cappello nero sarà il cappello del pessimista, come definisce De Bono, dell'avvocato del diavolo, quindi di colui che trova il lato negativo nella vicenda, che vede il problema. Il cappello bianco invece sarà quello legato all'analisi, il cappello giallo quello legato alla positività, quello rosso il cappello passionale, quindi dello sfogo, della rabbia. E ognuno di noi tende un po' ad indossare un cappello e quindi ad avere un atteggiamento, un modo di affrontare i problemi proprio personale. Per esempio, in questo momento sono in ansia per l'esame, se qualcuno viene a dirti no, ma non devi essere in ansia, cerca di essere più positivo, tu risponderai sempre sì, ma io sono fatto così, sono una persona ansiosa, dunque ho un esame e sono in ansia, e fin qui ci siamo. Quindi De Bono pensa proprio a questa cristallizzazione, quando mi trovo davanti a un soggetto che tende ad avere un approccio negativo con la vita, cercare di dirgli pensa più positivo non lo aiuterà di sicuro. Quindi mette in pratica questo momento di interpretazione, di immedesimazione in altri atteggiamenti, ponendo questi sei cappelli. Questa è una pratica che ovviamente si può fare in gruppo durante una riunione di lavoro, come abbiamo detto prima parlando del brainstorming, così come possiamo farla noi da soli per cercare di uscire un po' dalla nostra forma mentis. Quindi De Bono ci propone di indossare un altro cappello. Facciamo l'esempio, siamo in una riunione di lavoro, adesso tutti indossiamo il cappello giallo, quindi tutti dobbiamo cercare di vedere il lato positivo di questa vicenda, quindi un'analisi da un punto di vista positivo, perché adesso ci siamo detti che stiamo analizzando tutto con il cappello giallo. Dopodiché arriverà il momento dello sfogo, quindi indossiamo tutti il cappello rosso e diciamo le cose che ci hanno fatto arrabbiare, le cose che ci danno fastidio. E questo sarà un altro modo per uscire dai nostri schemi mentali, per non tenere sempre lo stesso cappello indosso. Quindi anche quando siamo da soli, quando siamo da soli dinanzi a un problema che ci appare insormontabile, possiamo certo provare a segmentarlo, a ricostruirlo, a vederlo da un altro punto di vista, che è una cosa difficilissima, cercare di uscire dalla nostra forma mentis, di uscire dalla posizione in cui ci siamo congelati e cercare di vederlo da un altro aspetto, da un altro punto di vista. E con questa teoria dei cappelli, De Bono ci spiega che possiamo anche uscire dal nostro modo di vivere la vita, magari eccessivamente negativo, magari eccessivamente rabbioso, proprio dicendoci oggi indosso un nuovo cappello.